Buongiorno e benvenuti in questo nuovo videovlog. Allora, oggi comincio il vlog già per strada perché sto andando a Palazzo Strozzi, in centro a Firenze, a vedere, in realtà per sia motivi, vabbè, perché mi interessava, ma soprattutto anche per motivi di studio, la mostra di Natalia Gonciarova e perché sto preparando appunto un approfondimento per l'università e mi serve di vedere questa mostra. E quindi andremo un pochino a spasso sui musei oggi e poi in teoria devo anche passare da Wycon a vedere se mi cambiano un mascara che era mezzo rotto quando l'ho aperto. Vedremo un po' perché l'ho comprato un po' di tempo fa, non ho più avuto occasione di ripassarci, quindi non so effettivamente, però ho lo scontrino, quindi boh, vedremo, stiamo a vedere e poi approfitto anche per fare un pochino un giro in centro. Poi vabbè, oggi c'è tipo una nebbia allucinante. Infatti è difficilissimo mettere a fuoco ogni cosa perché non si vede niente. Allora, io sono appena arrivata in centro. Ripeto, c'è una nebbia allucinante, quindi non so cosa sarà a fuoco, cosa non sarà a fuoco, vabbè. E mi cammino in direzione Palazzo Strozzi. Sì, sono appena arrivata, ora entro, compro il biglietto e va. Allora, io sono appena uscita dalla mostra e questa è la Fantastica Shopper, bellissima, che ho comprato. E raffigura appunto una delle opere esposte che mi pare fosse una parte della scenografia per uno spettacolo dei balletti russi, appunto l'argomento del mio approfondimento per questo esame. Quindi ne ho approfittato, poi le uso tantissimo queste shopper, quindi sono fantastiche, anche a danza veramente le uso veramente 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 tanto, ma anche per andare all'università, quindi io sempre come souvenir. Ultimamente sto cercando di prenderle e ora vado a fare un giro a vedere se mi cambiano questo mascara e poi continuo un po' la girata in centro. Allora, ho terminato con successo la mia missione da Wycon. Ecco, mi viene appunto meglio. E ora, visto che in realtà oggi cominciano i saldi, sto andando a fare una girata. Allora, alla fine la missione di shopping è ultimata e qui ho questo immagino sacchetto My Style, non si sentirà niente, ma vabbè. E ora sto tornando a casa, sto andando a riprendere l'autobus. Eccomi, allora sono tornata a casa. Intanto, prima di farvi vedere il cappotto che ho comprato da My Style, spoiler, vi faccio vedere. Accendiamo la luce, ok. L'outfit di oggi. Allora, questa mallettina l'ho presa da Terranova tanto, 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 tanto tempo fa, ma proprio tanto. Questi sono jeans. Ora la luce non so quanto si riesca a vedere, color tipo vino, che questi di Terranova sono una, mi pare XS, sì, sono una XS, se queste taglie vanno in lettere. Poi questi magici stivaletti bellissimi, comodissimi, che ho preso in un negozio tipo outlet durante le vacanze, pagati mi pare su una ventina di euro, sono veramente molto molto comodi. E poi questa è una fascettina per le orecchie di Primark, nera, pagata una roba tipo 2 euro. Adoro, adoro tanto. Per quanto riguarda invece gli orecchini, non so quanto, eccoli, facevano parte di un set di orecchini appunto sia fatti in questo modo, piccoli, medi e grandi, che invece con il brillantino nero e le perline che ho acquistato l'anno scorso durante lo shopping dei saldi invernali, quindi è stato un po' compiere un anno.
da H&M, sì, molto carini, li ho usati veramente tanto questo, durante questo anno, appunto, perché avendo queste tre opzioni di dimensione delle orecchine, anche questi tre colori e varianti che sono comunque molto molto basic, si abbinano veramente a tantissime. Poi io era da tanto che non portavo frequentemente, abitualmente, gli orecchini, invece grazie a questa tipologia di orecchini qua ho un pochino ricominciato. Ecco, un'altra cosa che spero si veda, di cui oggi vado veramente fiera, è il mio trucco. Sì, oggi sono molto contenta di me stessa. Yeah. E ecco, sì, forse ora così si riescono a vedere meglio gli orecchini, che appunto, come dicevo, essendo molto molto basic, si riescono veramente a abbinare su tutto senza doversi preoccupare magari di scegliere, di cercare l'abbinamento di colori eccetera eccetera, perché appunto c'è più neutri di così veramente. E poi sì, grazie ai capelli che avevo lisciato grazie al fatto che avevo lisciato i capelli per Capodanno, questa coda alta. Io di solito mi odio con la coda, perché col tipo di capello io secondo me la coda sta malissimo, però invece no, qua capelli lisci mi ci garba veramente tanto. Ora vi faccio vedere nel dettaglio i vari trucchi che ho usato. Allora, cominciando proprio dalla base, questo è il correttore di Wycon che ho utilizzato per coprire le occhiaie. Poi per il resto ho usato questa BB Cream della Garnier nella tonalità più chiara. Direi da queste vacanze, no, in realtà da un po' prima delle vacanze ho ricominciato a usarla, l'avevo acquistata durante una delle mie giornate di promozione, durante appunto un'attività di promozione per la Garnier che avevo fatto a fine maggio, quando cercavo un po' di lavorettini dopo la laurea. E sì, devo dire che mi ci sto trovando veramente bene, piuttosto ho provato a usare questa piuttosto che il fondotinta per alternare un po', e devo dire che mi ci sto trovando veramente veramente bene, perché effettivamente opacizza l'incarnato e dando anche quel tocco di colorito in più. Io appunto ho preso tra l'altro anche quella proprio per le pelli più chiare. E sì, devo dire che effettivamente, cioè, il suo effetto per quanto mi riguarda lo fa, l'ho usata anche per l'ultimo spettacolo che ho fatto, e sì, devo dire che l'effetto mi piace. Poi comunque non mi sento appunto appesantita dal prodotto, quindi la pelle per ora ne sta tenendo beneficio. Tra l'altro ha anche l'effetto di protezione solare, cioè ovviamente nei limiti, però sì, per ora è un prodotto molto buono e mi ci sto trovando veramente bene. Poi per quanto riguarda il contouring nella parte del naso, ho usato questo fondotinta più scuro in crema, che ora vedete in questa condizione rovinatissimo perché l'ho usato più che altro per i cosplay. Infatti l'ho acquistato da Nila, che è un negozio qua a Firenze che appunto si occupa di trucco, oggetti, per protesi, per quanto riguarda la scena, e soprattutto io me ne servo per i cosplay, insomma, di Chris. Poi per quanto riguarda invece il resto del contouring, ho usato una terra che fa parte di questa palette meravigliosa che mi è stata regalata, grazie Silvia ancora, da una mia amica per Natale un paio di anni fa, se non sbaglio. Dovrebbe essere di Primark. Sì, ora ecco, come vedete è consumatissimo perché l'ho usata veramente 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 tanto, molto anche per fare i cosplay, e comunque questa qua. Per quanto riguarda invece gli occhi, allora ho preso da questa palettina di Wycon che mi sono, diciamo, autocomposta, perché fa parte appunto del set, per cui si acquista la palette e poi dopo dentro si mettono i colori che si vuole. Ho utilizzato per la parte diciamo più esterna questo, esatto, questo color tipo vino, come i miei pantaloni, e mentre invece per la parte diciamo del punto luce, comunque più interna, ho utilizzato questo che è un argento. E per quanto riguarda invece la parte diciamo centrale dell'occhio, da questa palettina di Primark ho utilizzato questa tonalità qua, questo rosino qua, che stando a quello che c'è scritto sarebbe il
Taze, esatto, questo rosino qua. Per quanto riguarda invece il mascara, ho usato questo mascara qua, è una confezione da viaggio, la vedete rovinatissima perché è dal viaggio a Londra con Rehris del, appunto, di 2 anni fa ormai che lo utilizzo, quindi sì, ormai siamo agli sgoccioli, infatti per questo mi premeva anche ritornare da Wycon a ricambiare quello che avevo acquistato ma che era difettoso. Per quanto riguarda il rossetto invece ho usato questo rossetto qua della Kiko, è acquistato questo anche 3 anni fa, quindi ecco, sì, lo vedete usatissimo perché di fatto questo è stato, ecco, però dura ancora, quindi sono molto contenta di questa cosa. Tra l'altro si chiude col magnete ed è troppo carino e mi fu consigliato da Ray Chris, che ha fatto una scelta veramente bella, e tra l'altro anche questo matcha tantissimo con i miei pantaloni, yeah! Sì, esatto, e con l'ombretto dello stesso colore di Wycon. Ecco, questo invece è il cappotto acquistato giusto oggi da My Style, qua in centro, e sì, ha questo color beige, molto molto basic, si chiude con questa cinturina qua in vita, però ecco, ora, qua ha anche un bottone sia esterno che anche interno, e è veramente molto, ecco, questo così è nella sua versione aperta, e sì, è veramente molto molto semplice, non ha decorazioni di nulla. Qui c'è ancora, sì, appena ho lasciato ancora il cartellino perché me lo sono, l'ho appena tirato fuori dalla busta, quindi sì, è proprio fresco fresco di acquisto. Ho preso la taglia S e tra l'altro c'era uno sconto mega super bellissimo del 50%, sarebbe costato 39,90 se non mi sbaglio, e l'hanno scontato poi a 20 euro, quindi sì, yeah, evviva. Allora, rieccomi. In realtà oggi è il giorno dopo, o meglio la sera dopo rispetto alle clip che avete visto immediatamente prima, perché è successa una cosa. Allora, il meraviglioso cappotto che avevo acquistato ieri alla fine l'ho dovuto cambiare, perché cosa è successo? Vado dalla mia nonna oggi a pranzo e viene fuori che la mia nonna aveva un cappotto esattamente identico a quello che io ho comprato ieri, e yeah, tra l'altro è tipo stato fatto su misura, cioè una mega roba, wow, cioè è bellissimo, il doppio patch è fantastico. Quindi a questo punto cosa ho dovuto fare? Sono dovuta andare a restituire il cappotto che avevo comprato, perché era veramente, cioè è realmente identico, se non che questo, cioè è pure fatto su misura a mano dalla sarta, quindi vale comunque molto di più a parità di cose, senza screditare gli altri, però insomma vale sicuramente di più. Allora sono andata da My Style e l'ho cambiato con questo golfino qua bianco, con questo dettaglio qua, appunto con le frecce, molto semplice, rimane corto, quindi pensavo anche di indossarlo sia dentro i pantaloni che magari anche fuori con dei pantaloni molto a vita alta. Era una taglia unica e costava 9 euro. E da questo golf qua blu, come vedete, con questi dettagli con la freccia, e alla fine è fatta in questo modo, con questa sorta tipo di motivo, anche questo ha le maniche molto semplici, solo un po' di frese, anche il colletto è tranquillissimo e semplicissimo, e questo pure l'ho pagato, se non sbaglio, 9 euro, e anche questa era una taglia unica. Poi, sempre siccome oggi i miei parenti hanno deciso di amarmi e regalarmi cose, allora mia zia mi ha dato questi anelli, che sono 4, con queste forme anche un pochino diverse, che sostanzialmente si può scegliere se mettere. Lei non li usava più, quindi li ho presi io, mi pare siano della Braille se non sbaglio, e sono appunto in queste forme diverse, questo è circolare normale, quest'altro appunto ha questi dettagli anche un pochino squadrati e così via, e si possono indossare o tutti quanti in un solo dito, oppure appunto si possono, ovviamente se la misura lo consente,
metterne, non so, due da un lato, due da un altro, oppure due in un dito, due in un altro, insomma, sono in realtà appunto componibili, poi anche con le forme diverse uno può sempre fare combinazioni nuove, quindi grazie zia. Poi ecco, siccome comprando quei due golf in realtà dei 20 euro di credito che avevo dal cappotto ne avevo effettivamente spesi 19 avanzando un euro, allora mia mamma ha chiamato dei calzini che si è presa per lei a 1,50 euro, quindi in pratica ho pagato soltanto la differenza di 50 centesimi e così appunto abbiamo finito e chiuso tutto quanto il cerchio di questo reso, di questo cappotto che pensavo di aver fatto l'affare della mia vita e invece l'ho dovuto riportare indietro, però ci ho guadagnato due golf, quindi mi faccio guadagnato altri, sì, quindi vabbè, diciamo andava bene. Sono arrivata alla fine di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video.